descritto sì, un arte particolare Alexander Kanevsky, Venezia, Berlino, Atene, con noi, con Imagine, nella biblioteca umanistica dell'Incoronata, al centro di Milano in una sala del 1480. La prossima settimana ad Assisi, Palazzo Bernabei, praticamente a un passo da quelli che sono gli affreschi di Giotto nella Basilica Papale di San Francesco, a Santa Croce a Firenze, ora a Vienna, nel prestigioso Archivio. Alexander Kanevsky, perché in Imagine ci voleva uno straordinario visionario del linguaggio internazionale. Alexander Kanevsky recupera la narrazione profonda, quasi di shakespeariana memoria, un'interpretazione particolare di quelle che sono le sacre scritture, di quella che è la narrativa, e la produce in arte, la produce in quelle visioni. Uno straordinario catalogo, Genius of Vision. Ci voleva un visionario geniale come Alexander Kanevsky qui a Vienna, davanti alle opere di Andy Warhol, davanti alle opere di Roy Lichtenstein, davanti alle opere di Marco Lodola. Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alexander Kanevsky. Grazie.